Ciao a tutti amici e amiche, rieccoci qua per parlare di Serie B del turno infrasettimanale, naturalmente il campionato cadetto. Una giornata dove spiccava naturalmente il derby di Verona, anche se ricordo non valeva per la promozione naturalmente, per la lotta alla promozione. Comunque, andiamo in dettaglio, sono stati segnati 20 gol e 3 vittorie esterne. Comunque si è segnato in tutte le partite. Pochi gol in questa giornata. Iniziamo dal risultato più importante perché purtroppo c'è il verdetto che riguarda il Tavagnaco che perde a Cuneo per 1-0 grazie al gol di Simona Zito. E saluta la Serie B. E anche il Tavagnaco si unisce purtroppo al Ravenna, un'altra nobile del calcio femminile, possiamo dire, veramente dire, è una squadra che ricordo ha fatto anche la Champions League e adesso si trova nell'inferno della Serie C. È arrivata la sconfitta purtroppo decisiva in quel di Cuneo. Mancano a 3 giornate al termine, 9 punti in palio e praticamente il quart'ultimo posto è irraggiungibile proprio per la squadra di Campi. Torna invece al successo veramente la squadra di Ardito. Vince anche il Parma in una giornata di festa proprio per la squadra maschile che grazie al pareggio di Bari ritorna in Serie A dopo 3 anni. La squadra femminile ne fa 3 al Genoa, segna una doppietta Kelly Gago al quinto e al quindicesimo e al 35esimo Sofia Cangoli, tutto nel primo tempo e 3-0 per le Ducali. Nella ripresa il gol praticamente al 50esimo di Parodi che rende naturalmente meno passivo il risultato. Vittoria comunque meritata parte della squadra di Colantuono che continua la sua ricorsa al secondo posto che la porterebbe al playoff in questo momento con il Napoli penultimo in Serie A. Andiamo alla partita tra Arezzo e Pavia Academy, anche qui naturalmente vittoria della squadra di Ilaria Leoni 1-0 su quella di Werk Finker e anche per il Pavia si avvicina una possibile retrocessione perché veramente in questo momento è la squadra più accreditata. Decide la gara Costanza Razzolini al quinto minuto del primo tempo. Insomma, vittoria importante di la squadra Ilaria Leoni. Ed ecco qui la partita che diciamo condanna il Tavagnaco alla retrocessione, la clamorosa vittoria dell'Ares in quel di Brescia per 1-0 e il gol arriva al 39esimo di Martina Dujkowska. Con questi gol la Res praticamente di Galletti è praticamente ormai è salva dalla possibile retrocessione. Insomma, veramente impressionante questa Res, sembrava spacciata e invece guardate un po' adesso festeggia la permanenza in Serie B. Doveva essere vittoria è stata. L'unica goleada di questa giornata è quella della Lazio, manita all'Academy San Marino di Venturi. Apre marcature Papadinova, incredibile, veramente ancora in rete. Poi Noemi Visentin al settimo minuto. Doppietta di Faria Gomez al minuto 53 e al minuto 71, poi Palumbi al 74esimo chiude praticamente il match con la manita 5-0 per una Lazio
ormai che aspetta soltanto di festeggiare il ritorno naturalmente in Serie A. Cade il Ravenna naturalmente col Bologna, non poteva che essere altrimenti, un Ravenna che però naturalmente lavora per la Serie C ed è andato in vantaggio con Alice Costantina al quinto minuto, poi però si scatena Romina Pinna. Minuto 35, minuto 60 e minuto 78 con una tripletta veramente per la squadra di Bragantini che torna anche alla vittoria dopo la sconfitta pesantissima, diciamo, nel derby Emiliano con il Parma. Vince la Ternana con il Cesena per 2-0, quello che è lo scontro praticamente importantissimo per il secondo posto. E a questo punto credo che anche il Cesena può dire addio ai sogni di gloria. Succede tutto nella ripresa col gol di Rodriguez Arturi al minuto 50 e all'80esimo di Quazzico. Quindi la squadra di Melillo conserva questo secondo posto e però deve naturalmente stare attento a un Parma veramente arrembante. E siamo al derby di Verona. Eccolo qui, vince storica vittoria del Chievo in casa dell'Hellas. Vince per 2-0, ero anche allo stadio con la doppietta di una grandissima Serena Landa al minuto 15esimo e al 35esimo. Succede tutto nel primo tempo, partita molto bella, se devo essere sincero, un Chievo che nel primo tempo veramente ha dato veramente spettacolo e soprattutto Landa che ha cercato addirittura il gol di tacco, purtroppo non è riuscita. Veramente una grandissima partita, l'Hellas veramente mai pervenuto, brutta sconfitta possiamo dire in casa e sinceramente posso dire è stato anche poteva essere anche più pesante veramente. Il primo tempo poteva finire 4-0 proprio per le clivenzi, veramente bisogna dirlo. Secondo tempo dove il Chievo veramente ha sbagliato l'incredibile più volte il terzo gol. Per lei era soltanto un tiro e una parata di una respinta di Sorgio proprio. Niente e basta, insomma. Un Chievo che mostra veramente di essere una squadra bellissima da vedere a giocare. E fa questo successo veramente storico, successo storico proprio sbancando il Synergy Stadium. C'è stata già una vittoria del Chievo in casa per 1-0 contro l'Hellas, ma era ancora il Chievo sotto quello natura era ancora era il Chievo Verona, quello sotto naturalmente alla squadra che era della Serie A. Ed era quel Chievo Verona che proveniva dalla Fimauto Valpolicella. Insomma, quindi questo non è mai successo comunque che il Chievo espugnava praticamente la casa dell'Eversi. Quindi veramente grandissima vittoria, molto molto importante e io c'ero. Andiamo a vedere la classifica. Lazio 74 punti, 64 di differenza reti, ormai si è messa a riparo anche su questo. Rimane sempre più 5 sulla Ternana 69. Parma, attenzione, a meno 2 dalla Ternana 67. Cesena 64 è comunque ancora, diciamo, 64. È ancora in corsa per naturalmente per il secondo posto, ma difficilmente è difficilmente da raggiungere. Deve vincere tutte e tre le prossime. Comunque andiamo poi al vuoto perché
4 là davanti fanno il vuoto e Chievo si riprende la quinta posizione con 46, raggiungendo l'Hellas Verona grazie al derby. Poi Genoa 38, Bologna 35, Brescia 34, Arezzo 31, Rhys Wilmer 28, impressionante, il balzo da canguro della Res. San Marino 27, Freedom 26, Pavia Academy 20, Tavagnaco 12, retrocesso, Ravenna Wime 4, naturalmente, già retrocesso. Andiamo al prossimo turno, si va in campo naturalmente domenica e ci sono già gli anticipi, bene così, si torna in campo domenica 5 maggio, si giocherà Tavagnaco Arezzo alle 11, non importerà a nessuno però il Tavagnaco torna in campo in casa e lo fa purtroppo da squadra da Serie C, poi alle 15 Bologna-Brescia, Cesena-Fuido, Genoa-Ravenna, Chievo-Press, Lazio-Ternana, belli, e qui si decide tutto, potrebbe essere il giorno della festa naturalmente, bianco-celeste, San Marino Academy, Verona, attenzione perché c'è un posticipo lunedì, e quindi noi ci vedremo per il post giornata del campionato cadetto martedì, perché alle 20:30 lunedì 6 maggio si giocherà Pavia Academy Parma. Ecco, questa è la giornata, il Monday match. Ecco, questa è la 28ª giornata e mancano dopo 2 giornate al termine. Bene, io ho chiuso, appuntamento comunque domani, naturalmente per l'anteprima Serie A, anche se si giocherà di domenica, poi sabato, anteprima naturalmente Serie B, anche se si gioca di domenica, ma come sempre faccio l'anteprima il giorno prima. Ecco, commentate questo video. E che dire, naturalmente, viva il calcio femminile e buona serata a tutti e a tutte.